Si è aperta lunedì 15 aprile presso l'Aula Svoboda dell'Accademia di Belle Arti di Macerata la 31ª edizione della Rassegna Nuova Musica, che si concluderà mercoledì 17, quest'anno interamente dedicata all'ex direttore e compositore maceratese Stefano Scodanibbio, scomparso lo scorso anno. Alla presentazione ufficiale del programma dell'evento hanno partecipato Gianluca Gentili, direttore organizzativo della Rassegna Nuova Musica, e Rodrigo Garcia, regista argentino che si è occupato, in collaborazione con gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata, dell'installazione artistica Site Specific, intitolata Oltre qui danza, lettera risperita al mittente, visitabile per tutta la durata della rassegna, nello spazio Mironimia di fianco al Teatro Lauro Rossi. Oltre che del programma, si è parlato molto anche della produzione artistica e del genio musicale del compositore maceratese, attraverso la visualizzazione di video e di alcuni suoi brani eseguiti dal vivo. Tra gli altri presenti a ricordare Stefano Scodanibbio in un commosso commento è stato Tonino Tesei, anch'egli compositore maceratese e amico del musicista scomparso. L'opera di Scodanibbio è molto importante, soprattutto per quel che riguarda la invenzione di nuove tecniche per gli strumenti ad arco. Lui infatti fin dal 1980 cominciò a scrivere per il contrabbasso, oltre a eseguire musica di altri compositori, e scrisse i 6 studi per contrabbasso che restano un'opera fondamentale per la letteratura di quello strumento. Ieri sera si è tenuto il primo appuntamento musicale della rassegna al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ospiti italiani ma anche internazionali, come il maestro Yoichi Sugiyama, che hanno eseguito brani del compositore marchigiano, riscuotendo un notevole successo di pubblico.